Amici di Telepace, un saluto cordiale a voi tutti, bentrovati. Questo è il quotidiano appuntamento con Oltre la cronaca, ovvero l'informazione proposta da Telepace. Apriamo parlando di ciò che ha detto Papa Francesco questa mattina in occasione dell'udienza generale. Il Papa ha parlato dei rifugiati, ha detto sono fratelli. Nella sua catechesi ha invitato a non escludere questi fratelli. Tanti pensano, ha detto di loro, che è meglio se fossero rimasti nella loro terra, ma lì soffrivano tanto. Sono i nostri rifugiati, ma tanti li considerano esclusi. Per favore, sono i nostri fratelli. Il cristiano non esclude nessuno. Dà posto a tutti, lasciamoli venire tutti. Queste le parole pronunciate da Papa Francesco questa mattina in occasione dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Volendo dare uno sguardo alle notizie proposte dalla prima pagina dell'edizione online di Avvenire, c'è una notizia che riguarda una sentenza della Cassazione. Il titolo è La Cassazione strappa sì alla stepchild adoption. La sentenza accoglie la domanda di adozione di una bambina avanzata dalla partner della madre e la sentenza dice va accertato caso per caso, accertato, scusate, caso per caso che non ci sia conflitto di interessi con il genitore biologico. E così è arrivato, come molti prevedevano, lo strappo da parte di una sentenza di un tribunale su questo argomento. Introduciamo adesso il primo tema proposto e previsto in scaletta e si tratta di un rapporto intitolato Promuovere la pace nel mondo, vocazione dell'Europa, che la COMECE, la Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea, ha presentato nei giorni scorsi. Quale contributo alla strategia dell'Unione Europea per una politica estera e di sicurezza che è in corso di definizione? Abbiamo in collegamento con noi, telefonicamente, Monsignor Gianni Ambrosio, che è vicepresidente della COMECE. Ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, sono 22 le raccomandazioni che voi vescovi europei avete formulato, 22 raccomandazioni politiche formulate in questo documento. Le chiedo per iniziare questa nostra conversazione quale deve essere il primo compito di un'autentica politica di pace. Ma ricordare l'origine stessa dell'Unione Europea, sorta dopo i due conflitti mondiali che hanno lacerato appunto il nostro continente, e allora all'origine dell'Unione Europea c'è un progetto di pace, c'è un progetto di riconciliazione, e quindi questo sviluppo anche dell'integrazione europea che ha trasformato poco alla volta anche la nostra cultura, la vita economica, questo progetto deve continuare proprio perché altrimenti si viene meno a quell'istanza di fondo che ha dato origine appunto all'Unione Europea e che la Chiesa, che vuole ed esigera la pace, fa parte della dottrina sociale della Chiesa, ha subito, fin dall'inizio, approvato. E quindi recuperare il senso della nostra origine, della nostra vocazione originaria, per essere all'altezza di questo mondo odierno che è diventato un mondo più duro, per molti versi un mondo anche più fragile, un mondo anche molto più inquieto. Ecco, Quindi questo mondo più fragile esige appunto un impegno più determinato della Unione Europea. un'Europa pertanto che deve rafforzare quelli che sono strumenti di politica sia interna che estera, proprio dentro e attorno a casa propria. Esattamente, perché si tratta innanzitutto di prevenire situazioni di grande conflitto sia all'interno sia anche all'esterno. La guerra è una malattia terribile, una malattia grave che porta al disastro, che porta alla morte, e per prevenire questa malattia la prevenzione è certamente l'arma più sicura. Quindi evitare per quanto possibile tutte quelle forme di violenza che possano appunto degenerare in nazionalismi esasperati, in chiusure nei confronti anche delle persone che bussano alla nostra Europa. Ma questa cura preventiva che favorisce appunto la pace esige naturalmente la giustizia, perché i grandi disequilibri
sia all'interno come anche all'esterno dell'Unione Europea, non favoriscono questi disequilibri, un'armonia, una concordia, una collaborazione. E poi naturalmente anche tutto il problema della sicurezza rispetto alle forme di terrorismo, rispetto a tante situazioni che in qualche modo rendono vulnerabile il nostro continente, ma come parte significativa del mondo intero. Ecco, in questo contesto come si può conciliare anche il tema della capacità di difesa, del controllo delle armi, l'idea anche per esempio di istituire ufficialmente un esercito comune? Che ipotesi e proposte avete formulato in questo senso? Ma certamente di lavorare maggiormente in collaborazione, se vogliamo, in rete. Abbiamo visto anche rispetto agli attentati che sono capitati in Francia, in Belgio, come sia importante la collaborazione seria, responsabile delle forze di polizia, proprio perché ci deve essere davvero uno schedario unico, no, di possibili attentati, di possibili terroristi, ci deve essere davvero una maggior collaborazione tra tutti gli attori. Ecco, proprio perché grazie alla collaborazione si lavora proprio per la pace e si lavora per la giustizia, e questo può comportare anche davvero una parziale rinuncia a livello dei singoli stati per favorire quel bene che è comune, perché è il bene di tutti, di tutto il territorio europeo, ma ripeto, l'Europa è una parte del mondo e quindi deve agire in questo modo anche all'interno del mondo più vasto. Ecco, brevemente le faccio una domanda ora relativa all'appuntamento di domani in Gran Bretagna. Tutto questo discorso che è contenuto anche nel documento che voi avete presentato, il segnale del telefono ovviamente ha fatto capire che il collegamento è saltato. Io ringrazio Monsignor Gianni Ambrosio, vicepresidente della Comece, per averci illustrato sinteticamente quelli che sono stati i punti, le 22 raccomandazioni politiche formulate dai Vescovi all'Unione Europea e nel documento intitolato Promuovere la pace nel mondo, vocazione dell'Europa. Noi andiamo avanti adesso per quanto riguarda questo spazio di informazione e parliamo di ciò che è accaduto questa mattina, in quanto stamattina è iniziato l'esame di Stato in tutti gli istituti secondari superiori del territorio nazionale. La prova, come consuetudine, è quella di scritta di italiano, le tracce parlavano di Umberto Eco, quindi un testo di Umberto Eco, poi si parlava di prodotto interno lordo, di rapporto padre-figlio, di donne al voto. Questi in sintesi i temi che sono stati proposti all'attenzione dei maturandi. Ebbene, questa mattina Marina Zerman si è recata in un istituto di Verona per cogliere un po' l'atmosfera e quelle che erano le sensazioni all'avvio di questa prova importante per tanti, tanti studenti. Gli iscritti, ho studiato il programma e speriamo che vada bene, speriamo che le tracce siano fattibili. L'attualità ci sa un po', guardato telegiornali, così, e speriamo. Ho dormito, ho faticato ad addormentarmi un attimo per l'agitazione, però dai, ho dormito. Crea un po' di agitazione? Sì, molto, perché insomma non sappiamo se il tema che scriveremo potrà piacere all'esaminatore esterno. Questa prima prova ho dato un'occhiata a come si fanno le varie tracce, perciò ho ripassato come fare l'articolo di giornale piuttosto che il saggio breve, e poi mi sono un po' informato sulle notizie più recenti, pensando anche a temi come ad esempio Umberto Eco con la morte, o comunque temi abbastanza recenti. Fuori dalla scuola, a gruppetti, i ragazzi si preparano ad entrare per sostenere la prima prova scritta dell'esame di Stato, quella di italiano. Analisi del testo, saggio breve o articolo di giornale, tema storico di attualità. In questo si sono cimentati questa mattina gli studenti dopo una notte di qualche preoccupazione. Come vivono i ragazzi questo esame della maturità? Allora, sarebbe scontato dire con tensione. Ieri ci siamo visti per la messa di fine anno con le quinte e abbiamo raccomandato loro di dormire e spero che abbiano dormito e che si siano riposati, questo sì, solite raccomandazioni.
lo vivono con la giusta tensione, abbiamo chiesto di viverlo con la giusta tensione e anche con un po' di agitazione sana che poi porta quella carica, quell'adrenalina che fa bene secondo noi. Ecco, i ragazzi riescono poi a esprimere il meglio di loro in questo esame o ci sono alcuni che per carattere trattengono e magari non rendono quello che sono? Io sono convinto che ci saranno delle sorprese e che l'esame di maturità concede sorprese sia talvolta purtroppo in negativo ma spesso anche in positivo, exploit a volte sorprese per cui esprimono quello che durante l'anno forse nella routine quotidiana non hanno espresso, anche con la prima prova, e lo speriamo ovviamente. È un grande impegno, è tanta agitazione, però insomma siamo qui e ce la mettiamo tutta. Come li vedi questi esami di maturità? Cosa rappresentano per la tua vita? Beh, sicuramente un passo importante della vita che comunque ti fa entrare veramente nel mondo degli adulti. Tra emozioni da gestire e ultime pagine da ripassare, il tempo di questi giorni è contato per gli studenti. Ecco allora qualche buon consiglio per un esame che resta una tappa fondamentale nella vita dei ragazzi. Il consiglio che abbiamo dato e che darò anche dopo è quello di leggere tanto, interessarsi e non concentrarsi forse su una difficoltà, ma sulle risorse che possono avere quelle materie, magari anche difficili, magari che non hanno capito bene durante l'anno. Leggere tanto e anche stare un po' da soli, magari in un luogo bello, per leggere e studiare in maniera serena. Questo per quanto riguarda una breve descrizione di quanto accaduto in una scuola, un istituto superiore di Verona che ha riguardato in tutta Italia oggi circa 500.000 ragazzi che hanno iniziato l'esame di Stato. Cambiamo argomento, ora parliamo di una conferenza internazionale dedicata all'economia sociale che inizierà oggi in Kosovo, a Pristina per la precisione, una prospettiva europea per lo sviluppo di territorio e comunità. Abbiamo in collegamento telefonico il vice direttore di Caritas Italiana, Paolo Beccegato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, so che è in partenza per Pristina, le chiedo per iniziare questa nostra chiacchierata, questa nostra intervista, di parlarci di questa conferenza che è di fatto l'atto conclusivo di quella prima fase di progetto Elba. Cominciamo con ricordare in che cosa consiste questo progetto, poi entriamo nello specifico di oggi. Allora, Elba è un acronimo, Emergenza Lavoro nei Balcani. E in questi lunghi anni di crisi noi avevamo osservato, anche grazie alla presenza dei nostri operatori sul posto, delle chiese locali, le Caritas, come sostanzialmente la crisi avesse colpito fortemente anche i paesi dei Balcani, e però questa questione è rimasta molto sottaciuta. E adesso appunto ci stiamo attingendo a iniziare questa conferenza, io sono proprio in aeroporto, e l'idea è quella di, dopo un anno di lavoro, durante il quale abbiamo sostenuto 21 tra cooperative sociali, associazioni che nel mondo del no profit si sono occupati di quella parte di economia attenta al sociale, alle categorie più svantaggiate, più deboli, quelle di cui sostanzialmente non si occupa nessuno. E quindi sono state rafforzate o avviate nuove esperienze fondate proprio sulla dignità del lavoro, anche delle categorie più deboli, un po' infette di questi paesi, quelli più colpiti dalla crisi. Diciamo che l'economia sociale si riconferma anche con questi esempi che lei ha appena citato come via diretta e anche prioritaria, se vogliamo, per coinvolgere e responsabilizzare la società. Esattamente, cioè l'approccio è quello di responsabilizzare, cioè non solo aiutare, sostenere, l'importanza della solidarietà, è inutile ripeterla, però anche quello di dare delle responsabilità, e quindi sono state proprio privilegiate quelle iniziative che davano tutte le credenziali, i presupposti perché poi fossero sostenibili, fossero autoresponsabilizzanti con una promozione intrinsecamente fondata. Quindi l'aiuto e il sostegno è stato più all'avvio o alla ristrutturazione di alcune realtà, però appunto con quella premessa è la responsabilità dei singoli e collettiva, perché poi sono organizzazioni, tali per cui appunto nel medio e lungo periodo diventeranno assolutamente sostenibili e capaci di reggersi e di camminare sulle proprie gambe. Con la 2 giorni di Pristina di fatto si entrerà nella seconda fase di questo progetto che sarà implementato con il supporto anche di numerose Caritas nazionali e europee. Come si svilupperà?
Allora, con questa fase, con questa conferenza sostanzialmente chiudiamo la prima fase e avviamo la seconda. La prima fase era stata anche fortemente sostenuta dalla Conferenza Episcopale Italiana. In questa seconda fase, e anche qui uno dei frutti di questa autoresponsabilizzazione, ci si è rivolti ad un finanziamento europeo e quindi un maggior sostegno interno dal punto di vista della compartecipazione locale e delle singole società e un sostegno esterno, quindi dell'Unione Europea, per rafforzare soprattutto il lavoro di rete, i distretti locali, quindi quelle realtà locali che si sostengono fortemente nel territorio anche con l'aiuto delle realtà locali e appunto nel sempre in prospettiva un approccio sempre più basato sulla formazione, sull'autoformazione e sulla territorialità. Benissimo, la ringrazio molto per essere stato nostro ospite in questo nostro programma di informazione. Buon lavoro. Quattro giorni di riflessione su formazione, rafforzamento e gestione dei servizi di Housing First in Italia. Questo è lo scopo della prossima Summer School che sarà ospitata dalla cooperativa sociale Il Samaritano nel Veronese. Il tutto ispirandosi ad un modello di reinserimento abitativo sociale riferito ad un quanto proposto negli Stati Uniti negli anni 90 da Sampson Beris e che prevede una accoglienza e accompagnamento progressivi dei senza dimora dalla strada a un alloggio. Summer School che si svolgerà tra il 29 di giugno e il 2 di luglio. Vediamo il servizio. Sarà dedicata ai temi dei senza dimora la prossima Summer School, ovvero la 4 giorni di formazione per il rafforzamento dei servizi Housing First in Italia, promosso e organizzato dalla FIOPSD, ovvero la Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora, ed ospitato dalla cooperativa sociale Il Samaritano. Noi come Caritas di Verona da 2 anni e mezzo facciamo parte di questo network, che comprende circa una 40 di associazioni nazionali di tutta Italia, aderenti a Caritas o meno, e sono tutte associazioni che stanno sperimentando un nuovo metodo che viene dall'America, infatti in questi giorni sarà presente il fondatore di questo metodo, che ha l'intenzione di provare a ragionare in un paradigma un po' diverso, cioè pensare che la casa è il contesto migliore dove i percorsi di riabilitazione terapeutici per le persone in grave difficoltà funzionano molto meglio rispetto alle strutture classiche come i dormitori o strutture comunitarie. L'iniziativa rappresenta un evento importante per il mondo del sociale che si occupa di quelle persone che sono senza fissa dimora. Dal 29 giugno al 2 luglio l'incontro sarà ospitato nella sede della Casa Accoglienza Il Samaritano. La 4 giorni veronese prosegue il cammino tracciato dal 2014 destinato ai membri del network Housing First Italia, ma è aperto a tutti quanti volessero conoscere le tematiche riguardanti l'ambito. Lo scopo è quello di diffondere una nuova cultura per un abitare sociale. Dando attenzione alla casa non come merito, non è che uno la casa se la guadagna perché fa un percorso, fa tutta una serie di cose positive e poi arriva ad avere la casa. No, pensare alla casa come contesto di partenza di questo percorso, perché la casa è il contesto in cui le persone possono star bene e quindi pensare a stare meglio con se stesse e quindi anche a far funzionare tutti quei percorsi riabilitativi che generalmente si fanno con gli operatori sociali. Compresa la coabitazione. Sì, anche con la coabitazione, anche se il metodo Housing First puro parla di una persona, un appartamento, perché è più pensato sui monolocali. Noi come realtà di Verona utilizziamo entrambe le situazioni, sia la coabitazione che anche l'abitazione singola. Però vediamo che le abitazioni singole, tra parentesi, noi lavoriamo con uomini, che quindi adulti uomini, che hanno alle spalle grandi storie di fragilità e di sofferenza. Ripeto, quando sono soli, la dinamica di essere soli con una rete intorno che li aiuta funziona molto di più rispetto alla coabitazione. L'ospite d'onore di queste giornate veronesi sarà Sampson Beris, ovvero colui che alla fine degli anni 90 ideò e fondò il modello di Housing First a New York. C'è questo Sampson Beris, che sarà questo grande esperto che verrà in questi 4 giorni a Verona, e con lui si confronteranno queste 40 associazioni più o meno che stanno da 2 anni e mezzo lavorando con questa sperimentazione, e quindi sarà un momento importante per parlare di quali sono le prassi che funzionano, cosa non funziona, come ogni realtà, perché si va dall'esperimento di Ragusa a Verona, a Torino, a Bologna, e ognuno con delle peculiarità a seconda della realtà e anche con tipologie di utenze molto diverse.
Andiamo a Torino con la prossima notizia. Fraternità non è solo riconoscere l'uguaglianza tra ogni cittadino, ma per i cristiani valorizzare la dignità profonda di ogni persona, in particolare nei contesti difficili della città di oggi. A dirlo è stato l'arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, presentando ieri nella sede del Circolo della Stampa del capoluogo piemontese una lettera alla città, messaggio tradizionale in occasione della festa patronale. Il testo indirizzato a tutti è intitolato «Mio fratello abita qui». E l'arcivescovo ha ricordato il primato negativo della città in fatto di disoccupazione giovanile, così come quello che è il pericoloso scivolamento nella fascia di povertà di molte famiglie italiane del cosiddetto ceto medio. L'arcivescovo, insistendo sulla fraternità, valorizzando le diversità e potenzialità per concorrere al bene comune, ha chiesto di investire su famiglie, giovani e poveri, e che sono le vere risorse, scrive in questo documento, della città. Applicare questa prospettiva alle periferie urbane come esistenziali è la possibilità di mutare nel profondo il quadro dei rapporti e dei poteri nel sistema città. Ed ora rimaniamo, per così dire, in tema legato alle periferie della città italiane, perché poco fa abbiamo realizzato una intervista con uno dei rappresentanti, dei sostenitori, ideatori di un crowdfunding civico, Periferie in Azione, che è stato presentato oggi a Roma al Maxi. Abbiamo intervistato poco fa telefonicamente appunto Raul Pantaleo, che è uno dei promotori. Lo abbiamo contattato chiedendo in avvio di illustrarci in che cosa consiste questa iniziativa di crowdfunding civico. Il progetto nasce all'interno del Padiglione Italia, la 15ª Biennale di Architettura di Venezia, che aveva come tema, dato dal Ministero, le periferie. Noi l'abbiamo interpretato attraverso un ragionamento, una riflessione sul tema del bene comune, e all'interno del Padiglione Italia abbiamo attivato un'azione concreta di progettazione e di realizzazione di 5 dispositivi mobili che andranno a supporto delle iniziative di 5 grandi associazioni italiane. Il crowdfunding che stiamo attivando servirà proprio per finanziare questi 5 dispositivi, che diventeranno degli elementi mobili ma strutturali anche all'azione delle 5 associazioni nell'ambito della ricucitura e degli interventi nelle periferie. Si tratta di un intervento, un programma che vuole recuperare dal punto di vista sociale e culturale le periferie, quindi? Assolutamente. Biennale affrontava quest'anno il tema del working from the front, per cui il lavoro su gli elementi marginali dell'architettura, e noi abbiamo voluto dare il nostro contributo attraverso l'azione concreta che da anni il mondo dell'associazionismo porta nelle zone di disagio e di marginalità come le periferie. Qui l'architettura si mette al servizio di chi sta lavorando da anni in termini di sussidiarietà al tema della marginalità delle periferie. Di fatto ci troviamo di fronte a un progetto che, come avete del resto anche scritto in un comunicato diffuso in sede di presentazione dell'appuntamento di oggi, vuole essere presidio per educare alla convivenza e alla cittadinanza attiva, per esempio attraverso il gioco e lo sport, perché uno di questi 5 moduli è dedicato a ciò. C'è anche l'ambulatorio mobile, un centro di mediazione culturale. Insomma, sono diversi gli aspetti affrontati e curati da questo progetto. Sì, le periferie non sono soltanto dei luoghi fisici di degrado, ma sono soprattutto dei luoghi dove si è perso il senso di comunità, di socialità, dello stare insieme, per cui l'abbandono delle periferie nasce soprattutto da questo elemento, dal fatto di rendere marginale le parti sociali di quei territori. Noi andiamo a cercare con questo progetto di riattivare le componenti sociali sane e di farle germogliare all'interno delle periferie. Qui attraverso questo progetto, attraverso questi presidi, andiamo in qualche modo ad attivare quelle che Renzo Piano chiama le scintille.
Certo, mi perdoni, qual è l'importo necessario per dare vita a questo progetto e quindi a raggiungere l'obiettivo di questo crowdfunding? Noi stiamo facendo una raccolta di 360.000 euro dopo un mese di attivazione, perché il progetto è stato presentato all'interno di Biennale, abbiamo già raggiunto quasi 69.000 euro, per cui il progetto sta crescendo molto rapidamente, anche a nostro avviso per il grande interesse che questo tema sta suscitando, ma soprattutto anche per il grande impatto sociale che le cinque associazioni con il progetto hanno su questo tema. Di fatto queste unità mobili verranno portate nelle periferie, gestite nella loro operatività per circa un biennio, almeno nella fase iniziale, corretto? Esatto, cioè le cinque unità mobili, che ricordo saranno assegnate all'Associazione Italiana Biblioteche, a Legambiente, ad Emergency, a WISP e a Libera, per cui grandi realtà che lavorano sul tema della marginalità, hanno come impegno appunto, almeno per iniziare, un biennio, per cui anche chi supporterà questo progetto garanzia anche attraverso questi nomi importanti della riuscita del progetto, ma soprattutto della certezza della reale ricaduta sul territorio anche di questo progetto. Ho capito. Un'ultima domanda relativa a come poter visionare questi progetti tramite il web, per esempio, oltre a quello che è proposto a Venezia. Quindi chi volesse avere ulteriori informazioni, vedere bene di che cosa si tratta ancora più in dettaglio e quindi anche contribuire a questa vostra raccolta, dove può indirizzarsi? Allora, c'è un sito che riguarda il progetto che è www.periferiainazione.it, in cui sono ben elencati e illustrati tutti i progetti. Ringraziamo ancora Raul Pantaleo per questo contributo che abbiamo registrato poco fa ed ora andiamo avanti con un altro servizio. Parliamo di AFI, ovvero Associazione delle Famiglie, da 25 anni in campo per dar voce appunto alle famiglie. Da 25 anni in campo per dare voce alle famiglie, troppo spesso dimenticate dalle agende politiche degli ultimi decenni. In un'Italia che soffre di inverno demografico, da tempo l'AFI, Associazione delle Famiglie, cerca di stimolare gli amministratori a una politica attenta alle esigenze della famiglia, che rappresenta una risorsa a livello sociale. Il messaggio principale come associazione è che le famiglie sono veramente una parte importante della società e che se si mettono insieme possono fare grandi cose. Noi abbiamo fatto tantissime esperienze in questi 25 anni da questo punto di vista e la crescita delle famiglie da questo punto di vista ce n'è testimonianza. Per l'occasione dei 25 anni dell'AFI si terranno nel weekend a Verona due appuntamenti importanti sostenuti dalla Fondazione Cattolica Assicurazioni. Faremo una serie di iniziative a partire da venerdì sera con un incontro pubblico di tipo culturale, si intitola La famiglia è contagiosa, ci facciamo un interrogativo nella speranza che torni ad esserlo, con Gigi De Palo che è il presidente del forum delle associazioni familiari e Marco Scarmagnani che è un formatore, un consulente familiare. Poi proseguiamo sabato con un convegno molto importante sulle politiche familiari, a cui abbiamo dato come titolo Il futuro, la famiglia è il solo futuro, e con molti relatori importanti. In particolare sabato l'attenzione sarà puntata sul fattore famiglia, un progetto avviato da alcuni anni dall'amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda, con il sindaco precedente Bernardi e l'attuale Peretti, che provengono entrambi dall'AFI. Sono proprio 25 anni, ci ha scritto qualche giorno fa Pierpaolo Donati dicendo che da 25 anni i demografi e i sociologi manifestano il dramma del crollo demografico che è in orizzonte e che ha anticipato i tempi. In realtà è stato fatto molto poco, c'è stato qualche riconoscimento a livello di detrazione fiscale, poi interventi a spot come il bonus bebè e gli 80 euro che sono dati distribuiti non alle famiglie ma in maniera assolutamente non corretta e non omogenea. Quindi
quindi sono stati piccoli interventi che non danno una prospettiva di futuro alle giovani coppie che fanno fatica a sposarsi e che poi quando devono decidere se mettere al mondo un figlio o meno hanno il terrore. Questo non dovrebbe avvenire in un paese civile. L'Italia è proprio il paese cenerentolo a livello europeo. Allora, il fattore famiglia, che è quello che stiamo ormai non più sperimentando da 3 anni ma ormai mettendo in pratica, è l'aiuto effettivo alle famiglie che ne hanno bisogno, per cui cercare di mettere a disposizione i sempre meno soldi che abbiamo per il sociale ed individuare effettivamente chi ne ha bisogno e dare appunto chi ne ha bisogno. Questo vale per le rete delle scuole, nido, materna, per il trasporto scolastico, ma può valere per la Tari, per tutte le varie tasse che ci sono, cioè effettivamente dare l'aiuto a chi ne ha bisogno e scovare magari anche chi non ne ha bisogno. È tutto per quanto riguarda questo appuntamento con l'informazione. Oltre alla cronaca, tornerà domani, come consuetudine, alle 13:30. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.